anche dal sottoscritto, che chiaramente anche penso tantissimi di voi hanno saputo questa brutta notizia, ovvero della scomparsa di Armando Diego Maradona, ovvero il Pibe de Oro che oggi a 60 anni ci ha lasciato per un arresto cardiaco. Il mondo del calcio mondiale è in lutto proprio per questa grande scomparsa e quindi anche noi facciamo un applauso per ricordo al grande Diego e poi anche io. Il parterre, se vuole dire una cosa, Lorenzo. Ah, io lascerei sicuramente la parola a chi l'ha visto veramente giocare. Io posso aver visto tantissimi video e posso dire che ha lasciato un'eredità al calcio incredibile, perché è stato uno dei giocatori più forti al mondo, se non il più forte al mondo, cioè dibattiti continui. Comunque, insomma, il mondo del calcio ovviamente piange una scomparsa come quella di Maradona e ha dato tanto anche al movimento del calcio italiano, impreziosito tantissimo. Da questo giocatore è veramente pazzesco e non c'è niente da dire sulle qualità. Appunto, lascio la parola a chi l'ha visto veramente Io l'ho giocare. visto, tra Ecco, l'altro, appunto. col duo, beh, Bagni, tutto il resto, tutta la compagnia cantante, ma soprattutto davanti questo Careca Maradona, Andrea. Che giocatori. Altra epoca, il calcio diverso. Altra epoca, Careca, Maradona e poi è venuto Giordano. Il Napoli in quell'anno lì era un super Napoli, impreziosito da un giocatore che stava dicendo uno dei meglio giocatori, ma io direi il meglio, io penso che sia uno dei pochi giocatori che potrebbe giocare ancora perché qualitativamente io l'ho visto dal vivo due o tre volte a Pisa, spariva 10 minuti e quando si accendeva potevi fargli tutto, potevi fargli fallo, ma non lo prendevi mai. Un giocatore penso che sia stato unico nel suo genere. Dispiace, purtroppo va di pari passo genio e sregolatezza e sono un po' anche approfittati del suo nome, ora non so tutta la trafila, però fa male. Un giocatore, al di là del giocatore, fa male una persona a 60 anni che scompare, mi sembra un'età un po' prematura. Poi, il resto, chi l'ha visto lo sa e chi non ha potuto vederlo sicuramente ha visto le immagini e io penso che le gesta che ha fatto lui non lo so se si sono riviste. Sì. Francesco, chiudiamo poi su No, Maradona. penso insomma per tutti gli amanti del calcio, penso che da stasera tutti perdiamo qualcosa, ne veniamo fuori un po' più poveri perché insomma chi ama il calcio. È inutile e superfluo dire tutto quello che ha fatto Diego nel calcio per Napoli, per l'Italia, per il mondo. Era un piacere vederlo giocare, vederlo allenarsi. Ha fatto del bene a tanti giocatori che hanno giocato insieme, agli avversari. Basta guardare tutti gli attestati di stima che stanno arrivando attraverso i social, avversari, Certo. compagni. Insomma, è stato un qualcosa, penso, veramente di irripetibile. Noi Maurizio abbiamo avuto qua un giocatore che ha giocato contro Maradona, eh? Certo. Insomma, Mi ricordo ci ha molto anche bene. raccontato qualcosa. Mi ricordo Insomma, molto bene. Mi ricordo molto bene. Tra l'altro si è fatto vedere e anche la infatti foto, abbiamo fatto quindi. vedere anche la foto, certo.